In questo noisy motovlog troverete... Pinna! Madonna, che fiammata! Cosa stiamo facendo? Dobbiamo fare inversione senza toccare i piedi per terra. Cioè, senza toccare per terra coi piedi. Ma in che canale trovate sta roba? God! Benvenuti sul canale di Noisy Boy. E oggi anche quello di Pin si è già perso. Siamo partiti da 5 secondi e già perso Pin. Oggi ragazzi, come avete potuto notare, non siamo in 09. Oggi siamo in compagnia di un V-Strom 6,50, di una comodità incredibile. Certo. Ci stiamo dirigendo verso il Mugello, il tempio dei motociclisti, zona Firenze. Madonna, Pinna sta già dinamiando sto coso, poveretto. Che odore! La fissione. Quindi adesso andremo a prendere l'autostrada per andare a Bologna. È la mia prima turista, eh. Aspetta la moto. Bello così, si guida a motard qua. Solo che abbiamo i cerchi a raggi, perché questa qua è la versione XT. Vedete che c'è i raggi per fare enduro. E forse faremo enduro anche. Sembra una cavalletta. Dai, la pattumiera al sabato mattina. Dai che devo andare a Mugello. Dai che devo andare nel tempio dei motociclisti. Dai che battagliamo contro gli annone. Ovviamente, siccome siamo i soliti bad boys, anche se questo non è proprio un bad boys, siamo full tuta raga, con il V-Strom. Ovviamente saponette di Noisy personalizzate per fare le scintille. E con noi abbiamo due borse laterali che ci distribuiscono i pesi in modo equo. Devo fare benzina, cazzo. Tra 16 km si spegne. Autostrada per Bologna. Pronta, we are ready, Mugello, we are coming. Adesso ci spariamo 3 ore di autostrada. Grande, tutti al Mugello. Abbiamo andato da bere anche il V-Strom. Cosa? 30 euro, oh cazzo. Madonna quanto pesa, che mammut. Comunque stavo giusto adesso ragionando in autostrada, che non vi ho detto ancora il nostro programma. Adesso ci stiamo dirigendo al circuito. Ci saranno le qualifiche e prove libere del GP. Dopo le 3 avevamo intenzione di farci un po' di passi qua in zona, per poi alloggiare sempre intorno al circuito. Speriamo. Come ben sapete, io e Dennis viaggiamo sempre come gli zingari. E adesso che siete informati di tutto, ci vediamo dopo. Dai che ci siamo. Forza raga, mi sto preparando psicologicamente all'energia, alla tensione, al mood del Mugello. Chissà i piloti cosa provano prima di una gara. Peraltro per entrambi, per me e Dennis, è la prima volta che andiamo a vedere il MotoGP. Siamo a 23 minuti dal Mugello, abbiamo appena pagato il casello, tutto bello, e Dennis deve tribolare. C'è già casino, inizia già il filtering. Dai che il Mugello non aspetta. No, non posso sorpassare. Che bello, come iniziare bene il Mugello. Carovana dietro alla polizia. Oh mia piccola Ducati, vieni qua che ti stupro. Lui non sa chi c'è qua dietro. Un V-Strom sei in mezzo incazzato. Ma è spagnolo. Tifa Marquez. Mamma. Ciao mamma. C'è giusto un po' di gente. Ragazzi, il casco del Mugello. E anche una McLaren. Mamma, senti cosa sta succedendo dietro queste cose. Ma è un tour ad uno? Adesso attendiamo che qualcuno ci recuperi fuori da Mugello, perché non abbiamo i biglietti. Seguiamo la nostra safety car o safety bike. Molto bene ragazzi, abbiamo appena mollato tutte le valigie nello stand Suzuki. E adesso aspettiamo il nostro traghetto per entrare dentro a Mugello. Il nostro traghetto è arrivato. Si chiama V-Strom 1000. Le protezioni prima di tutto. Molto bene, adesso aspettiamo Dennis e i pass per entrare. Si vive il Mugello. Pin ha ingaggiato. Pin continua la caccia? Ce la puoi fare? Non posso! Cazzo ti vanti! No, era per spiegargli, cioè,
Dopo ti uccido. Dopo aver fatto i deficienti, possiamo anche tornare verso le motine e cercare un alloggio. Abbiamo rimesso tutto, ci siamo ricambiati, abbiamo rimesso le borse. E dopo aver fatto la vita da Mugello, dobbiamo anche cercare il famosissimo hotel. Mamma ragazzi, non ci posso ancora credere. Non so come, ma siamo riusciti a prenotare un bed and breakfast. Adesso siamo ancora in zona Mugello. Il bed and breakfast è a Imola. Quindi, ora un po' di stataline e poi curve a manetta. Olle! Stanno iniziando le curve serie. E con una moto finalmente adatta, guarda come destreccia. Bella così la Toscana. Scollinamento Mugello. Abbiamo toccato il ginocchio, non ci posso credere. Che spettacolo. Percorrenza V-Strom, percorrenza. Col piede! Motard lover! Oddio! Pinzata estrema, si sta comportando da Dio! Complimenti V-Strom. Uè, scollina qua! Madonna! Mamma mia, si scollina, oddio! Rettilineo Mugello! Oh shit! Passo della futa, we are coming. Mamma come va giù, pazzesco. Faccelo vedere, faccelo tocca. In diretta, manca poco. Così si mette cavalletta, so che ce la puoi fare. Oddio, che pazzia. In rotonda. Che idiota. Manca poco, pinna. Indecente, c'è inguardabile. Proseguiamo verso il Raticus. Scollinamenti clamorosi. Inseguiamo il monster. No, 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 no. Vieni qua. Vieni qua. Pezzo di fango. Oddio, 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 che pazzia. Lui ha i freni. Ma io ho V-Strom. Sono, ci sono, ci sono. Mazza che sound che fai. Come ti seguo. Che gazzella il V-Strom. Sì, che ti sto incollato. Bello, ma dove credi andare? Mamma. Mamma, no, 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 no. Il V-Strom è impazzito. Sì, l'abbiamo passato. Oddio, non ci posso credere. Non ci credo. Oh, ho 6 km di autonomia. Questo è un bel problema. No, raga, gravissima la situa, eh. Sono un imbecille patentato. Mi sono ingarellato come un cretino con il monster. Ovviamente ho dato le basi, ma vabbè, tralasciamo questo pezzo. Mi tocca andare in quarta a 46 km orari. Qualcuno ha della benzina? Bello però, ma che roba. Mamma, 4 km di autonomia. Se un chilometro di autonomia. Tralasciando questo piccolo inconveniente che abbiamo risolto, grazie a Dio, ho impostato come destinazione il bed and breakfast che abbiamo trovato quando eravamo fuori dal Mugello. Che brutto essere. Cosa sta facendo? Stretching? Sì, pinning. Oddio, che pazzia. Madonna, che fiammata. Che feeling che sto trovando con questa moto. Con pinning dietro che mi ha preso di mira. Piano, piano, piano. T'ho scodato. Oddio, che buche. Sì, così. Mamma. Che disagio, arrestatelo, vi prego. Vai che si vuole in tandem. Ancora, pinna, non gli basta. È come una droga grattare il ginocchio. Vai che qua è pieno di curve. Spettacolo. E poi ci ritroviamo magicamente con l'asfalto rosso e non siamo in Trentino. What the fuck? Cosa stiamo facendo? Modalità V-Strom attiva. Bomba. Oh cazzo. Oh cazzo. Mamma, che idea di me. Perché tu curvi, io no? Come i furetti. Mamma V-Strom. Uè. Cos'è, un disegno? Non lo sto vivendo. Si può toccare? No. Vedi, allora è un disegno. Dobbiamo fare inversione senza toccare i piedi per terra. Cioè, senza toccare per terra coi piedi. Pronto, pronto. Raga, dobbiamo vincere. No, Luca, Luca. No, no, tienilo. Arrivo. No. Arrivo. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. No. No. Muori, oh muori, muoviti, mi muore. Oh, oh, sto morendo bene. Mi piscio addosso. Mamma, sto piangendo, cazzo. Eri in difficoltà, sono arrivato. Ti ho toccato dentro con le borse. Cazzo, questo era un sogno. Che idioti. Dai, facciamo sta foto e poi andiamo. Oddio, soffoco. Le foto ovviamente le troverete sul profilo Instagram Noisyboy trattino basso YouTube. Trovate anche il link in descrizione. No, pinning. E adesso? Adesso non scende più.
cazzo, che buca che ho preso. Che bomba! Che bomba! Ma in che canale trovate sta roba? In questi momenti non devi aver paura di andare piano. Momento più duro? La rinascita. Porca Eva, che spettacolo! Siamo arrivati al nostro amico Bed and Breakfast, eccolo. Siamo appena arrivati nel Bed and Breakfast. Per il room tour vi consiglio di guardare il video di Pinna, così non replichiamo tutte le robe. Che merda. In seguito a questa splendida clip ci siamo docciati e siamo subito andati a mangiare. In seguito ci siamo direttamente fiondati a letto perché eravamo morti. E nel prossimo episodio di venerdì alle ore 18:30 troverete davvero di peggio. Vi consiglio di passare nel canale di Dennis in descrizione per vedere lo stesso episodio ma con inquadrature e cavolate diverse. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi al canale. Bella raga.